Ciao amici, quando acquisto un nuovo aspirapolvere la prima cosa che faccio è provare ad aspirare del pellet per la stufa. Spento l'aspirapolvere, tutto il pellet deve rimanere nel serbatoio dello sporco. Se il test viene superato, come in questo caso, procedo con la recensione, altrimenti passo all'articolo successivo. Questi sono capelli, li metto sul lenzuolo. Simuliamo in questo modo del pelo di animali. Questa aspirapolvere mi ha fatto dire gara gulp perché nella confezione è inclusa una piccola spazzola con rullo rotante motorizzato. È indicata per rimuovere peli di animali da materassi, divani, coperte e altre superfici. Poi la proveremo e la metteremo abbondantemente alla prova. Se vi è già convinto, questa è la Greenhot GSC 50, la trovate in vendita su Amazon. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. Altrimenti rimanete con me, vediamo anzitutto le caratteristiche e le funzioni principali. La batteria al litio ha una capacità di 2200 mAh. Il motore ha 200 W di potenza. La pressione di risucchio è di 23.000 pascal, il serbatoio dello sporco è dotato di apertura e svuotamento rapido. Possiamo utilizzarlo non solo per pavimenti, ma anche per materassi e divani. È in grado di pulire anche gli angoli. Questa è la confezione adatta se dobbiamo regalarla a qualcuno. Al suo interno troviamo il corpo dell'aspirapolvere, tubo di alluminio allungabile, spazzola per i pavimenti motorizzata, alimentatore con cavo per la ricarica della batteria. La spina è europea, non occorre quindi nessun adattatore. Manuale di istruzioni anche in italiano ma maccheronico. Questo video potrà esservi di aiuto. Spazzola, bocchetta a lancia, piccola spazzola motorizzata molto utile per materassi e divani. Filtro EPA di ricambio. Troviamo infine un comodo strumento per la rimozione di peli e capelli dai ruli delle spazzole. Vediamo ora le caratteristiche costruttive e le specifiche dei componenti. Cominciamo dal materiale. Corpo principale e spazzola per i pavimenti sono di plastica di discreta qualità. Il tubo è di alluminio con verniciatura metallizzata. La lunghezza con la spazzola per pavimenti montata e il tubo esteso al massimo è di 112 cm circa. Aspetto interessante, l'aspirapolvere è in grado di reggersi in piedi da solo. È più pesante di un aspirapolvere con cavo integrando la batteria. Tuttavia il peso del corpo principale è contenuto a 1,2 kg circa. L'aspirapolvere dispone di una comoda impugnatura e di un pulsante per l'accensione e lo spegnimento. Possiamo monitorare il livello di carica residua grazie a questi tre LED verdi. 3 è al massimo della carica, 1 al minimo. Dispone di due potenze di aspirazione che possiamo impostare premendo l'apposito pulsante. Quindi accendiamola, aumento la potenza e la riduco. La spazzola per pavimenti dispone di rullo rotante con setole ed è motorizzata. Il rullo è estraibile per agevolare la pulizia. Le setole sono morbidissime, quindi adatte anche per superfici delicate.
Davanti monta tre luci LED. Quando accendiamo l'aspirapolvere, i LED si accendono in automatico e non possono essere spenti. Alla base del tubo, fissate alla spazzola per pavimenti, monta due ruote di gomma che fanno gravare a terra il peso dell'aspirapolvere, non affaticandoci quando lo utilizziamo. Dopo il rullo, troviamo altre due rotelle che agevolano lo scorrimento. Le ruote fanno anche in modo che l'aspirapolvere, quando è accesa, non rimanga appiccicata al pavimento. È maneggevole e la parte snodata consente una discreta rotazione della spazzola. Il tubo si fissa alla spazzola e al corpo principale dell'aspirapolvere con un sistema ad incastro. Appositi gancetti di plastica fanno in modo che i componenti non si sfilino. Il serbatoio dello sporco non richiede sacchetto. Il sistema di apertura è molto pratico, consente di svuotarlo direttamente nel cestino. La guarnizione montata ai bordi del tappo trattiene fino all'ultimo granello di sporco. Dopo il test vedremo accuratamente come smontare il serbatoio e come pulire i filtri. Testiamo l'aspirapolvere. Va detto anzitutto che non può essere utilizzato per aspirare sostanze liquide. Mettiamo alla prova la potenza di aspirazione. Vediamo se è in grado di sollevare questo tappeto da bagno. Minima potenza. E sì, lo solleviamo. Molto bene. Ho rimosso la spazzola per pavimenti. Proviamo senza, perché potrebbe semplicemente essersi impigliato nel rullo rotante. Allora, potenza minima. No, non lo solleva. Potenza massima. No, anche in questo caso non lo solleva. Questo significa che era stato quindi catturato dal rullo rotante della spazzola. Proviamo ad aspirare del caffè. Ho spento l'aspirapolvere, provo a sollevarla e tutto il caffè è rimasto nel serbatoio. Proviamo con il riso. Utilizzo anche in questo caso la potenza minima di aspirazione. Ok, ho spento l'aspirapolvere, provo a sollevarlo e tutto il riso è rimasto anche in questo caso nel serbatoio. Proviamo anche con il pellet per la stufa. Anche in questo caso uso la potenza minima. Aumento la potenza al secondo ed ultimo livello. Ok, provo a spegnere. E anche in questo caso il pellet è rimasto
tutto quanto nel serbatoio. Proviamo a svuotare il serbatoio dello sporco. Il meccanismo, come avete visto, è molto igienico. Lo sporco cade direttamente nel cestino e possiamo chiudere il coperchio senza sporcarci le mani. Misuriamo con un fonometro il rumore. Sto parlando e la mia voce raggiunge picchi di 75 decibel. Provo ad accendere l'aspirapolvere. Siamo a 65 decibel. Provo con la seconda velocità, quindi aumentando la potenza. Arriviamo a 69 decibel, quindi possiamo dire che è abbastanza silenzioso. Proviamo anche i LED montati sulla spazzola. Come vedete, forniscono un'illuminazione più che soddisfacente. Questi sono capelli, li metto sul lenzuolo. Simuliamo in questo modo del pelo di animali. Vediamo se la piccola spazzola motorizzata è in grado di rimuovere i capelli e quindi il pelo di animali dai tessuti. Allora, così sono con la potenza minima e guardate che roba li sta facendo sparire tutti. Metto la potenza massima. Raga, che dire, li divora i capelli. Quindi, per chi animali e vuole rimuovere il pelo dai tessuti, questa sembra proprio essere l'aspirapolvere adatta. Grande, ottimo, sono contento. Ma che bello. Ho caricato la batteria al 100%. Proviamo a far andare ininterrottamente l'aspirapolvere, vediamo quanto dura. Avremo inoltre modo di verificare se il motore e quindi l'aspirapolvere si surriscaldano. La batteria è durata parecchio, 32 minuti e 40 secondi, quindi direi molto bene. Cosa incredibile, l'aspirapolvere, quindi il motore, non si sono per niente surriscaldati, anzi erano addirittura freschi, ottimo. Le setole della spazzola sono sufficientemente morbide e le ruote sono di gomma, così da non rovinare nessun tipo di pavimento, incluso il parquet di legno. La bocchetta lancia è l'ideale per aspirare in angoli stretti. Possiamo quindi utilizzare l'aspirapolvere anche per pulire l'abitacolo dell'automobile. In questo caso non ci occorre il tubo, fissiamo la bocchetta direttamente all'aspirapolvere. Tenere l'aspirapolvere pulito ed effettuare ogni tanto dei piccoli interventi di manutenzione consente di prolungare la durata del motore e dei filtri. Mi raccomando, svuotate il serbatoio dello sporco dopo ogni utilizzo. Possiamo rimuovere completamente il serbatoio dello sporco.
premiamo il pulsante blu in testa ed estraiamo il serbatoio tirandolo verso l'esterno. Svitiamo la testa ruotandola in senso antiorario. Abbiamo così accesso al filtro EPA che possiamo estrarre ruotandolo in senso antiorario. Per estrarre l'alloggiamento del filtro, spingiamolo verso l'alto. Possiamo lavare entrambi i componenti in acqua. Dopo averli fatti asciugare bene, possiamo rimontare l'aspirapolvere. Anche le spazzole motorizzate devono essere pulite ogni tanto. Cominciamo dalla principale, quella per pavimenti. Dobbiamo semplicemente spingere l'attacco con due freccette verso l'esterno e sollevare il rullo con le setole per estrarlo. Lo possiamo quindi lavare o pulire con l'apposito accessorio. Una volta pulito, possiamo rimettere il rullo in sede. Mi raccomando, non lavate il corpo della spazzola, altrimenti rovinate i LED e il motore. Vediamo come procedere con la piccola spazzola motorizzata. Aiutandoci con un cacciavite a taglio, ruotiamo in senso antiorario il fermo che troviamo di lato. Estraiamo il fermo ed estraiamo anche il rullo con setole. Anche questo possiamo lavarlo o pulirlo. Rimettiamolo poi ovviamente in sede. In conclusione, questo aspirapolvere è decisamente un ottimo strumento per rimuovere capelli e peli di animali. La potenza di aspirazione è buona e con l'aiuto della spazzola rotante è in grado di aspirare anche il pellet per la stufa. Il serbatoio per lo sporco ha un'apertura pratica e igienica. Le luci a LED ci saranno d'aiuto per pulire aree buie come ad esempio sotto il letto. Dispone di bocchetta lancia, ideale per pulire anche l'abitacolo dell'automobile. La durata della batteria è molto buona. Ottimo per la pulizia di pavimenti, tessuti, letti, divani e per l'automobile.